Simon Biasinuto, portiere della Folgore, stasera un po' l'eroe, no? Ai rigori, insomma, parata decisiva. Sì, quando si arriva ai rigori si sa che è un terno all'otto. Oggi ci è andata bene, siamo tanto contenti. Anche se nell'arco dei 90 minuti forse se c'era una squadra che doveva vincere eravate voi. Sì, d'accordo. Secondo me loro sono partiti molto meglio i primi 20 minuti, quando hanno anche sbloccato subito la partita. Noi eravamo tesi, semifinale importante, tanti ragazzi giovani, si sentiva un po' la posta in palio. Poi ci siamo sciolti, preso il gol, abbiamo iniziato a giocare. Secondo me l'abbiamo meritata, almeno di portarla ai rigori sicuramente. Qual è stata secondo te la chiave poi della partita, insomma, di questo pareggio sul 2-0? Insomma, eravate un po' avviliti. Eravamo avviliti, ci è andata bene, siamo stati bravi a avere cattiveria, di buttarci avanti, e abbiamo trovato, adesso non so dirle bene, ma penso che siamo passati meno di 10 minuti dal 2-0 al 2-1, e lì è stata fondamentale tornare su con l'entusiasmo e buttare il cuore oltre l'ostacolo per andare a pareggiarla, perché qua in casa con tutta questa gente, con i tifosi, dovevamo arrivare in finale, ce l'abbiamo fatta. Senti Sam, adesso questo Campagnola, cosa pensi? Campagnola è la squadra da partita secca secondo me, quindi sarà difficilissimo perché hanno tanti giocatori esperti, molto furbi, e quindi è una partita difficilissima perché loro sono proprio una squadra osticissima da beccare in una partita come una finale, infatti sarà durissima. E poi anche diciamo che voi siete i favoriti a questo punto per la finale, no? Allora, se uno guarda la stagione, il campionato, è normale che la Folgore sta facendo meglio, bisogna dirlo, no? Certo, questo non è una brutta cosa dirlo, però quelle partite lì sono partite che non conta niente la classifica, si sa che loro si prepareranno già da una settimana a questa parte, si stanno preparando con quell'obiettivo. Noi sappiamo di avere anche un altro obiettivo che è il campionato. Domenica abbiamo già una partita tostissima perché andiamo su Ovaro, e quindi non so se è un bene o non è un bene non pensarci già da adesso, ma dover pensare dopo il Real, ci penseremo.